La Basilica di Sant'Antonino a Piacenza è protagonista di questa puntata dei Gioielli sotto casa. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, anche oggi alla scoperta e alla ricerca di quelli che sono i luoghi più belli vicini a casa nostra. Vi aspetto tra pochissimi istanti, subito dopo la sigla. Abbiamo detto prima della sigla, protagonista di questa puntata a Piacenza con la Basilica di Sant'Antonino. Ho il piacere di avere al mio fianco Federica Gennari, storico dell'arte, per parlare di un punto religioso molto importante per Piacenza e per tutti i piacentini. Sì, infatti questa è la Basilica di Sant'Antonino, dedicata al Santo Patrono di Piacenza, la cui origine è molto antica. Infatti sappiamo che probabilmente in loco esisteva già una prima chiesa tra il 350 e il 375. Tanto che eravamo fuori, al di fuori di quelle che erano le mura romane. Certo, infatti siamo, nonostante adesso appunto ci troviamo in centro città, allora questa era considerata zona cimiteriale, dunque al di fuori delle mura. Questa prima basilica era dedicata a San Vittore, primo vescovo di Piacenza. Sappiamo poi che attorno all'870 viene ricostruita una seconda chiesa, che però in seguito, danneggiata dalle incursioni di popolazioni esterne, viene poi infine ricostruita attorno al 1004 per volere del vescovo Sigifredo, e possiamo dire che è il nucleo definitivo dell'attuale basilica. La struttura esterna è prevalentemente romanica? Sì, infatti l'origine della basilica è proprio romanica, poi ovviamente ha subito diverse trasformazioni anche in epoche successive. Principalmente abbiamo una prima trasformazione nel 1230, quando viene risistemato il fianco nord e l'ingresso nord. E poi attorno al 1350, su progetto di Pietro Vago, si costruisce il cosiddetto portico del paradiso. Dobbiamo sottolineare che la struttura di Sant'Antonino è molto particolare, perché è presente innanzitutto una particolarissima torre campanaria a pianta ottagonale caratterizzata da una serie di bifore, e poi ha una pianta a croce latina rovesciata. Infatti si ha proprio l'impressione di trovarsi dall'ingresso sbagliato quando si entra in basilica, perché appunto questa conformazione è molto particolare. Quello che è il portale d'ingresso abituale di questa cattedrale, è anche un luogo particolarmente rappresentativo. Sì, infatti siamo sotto il portale del Paradiso e qui sono ricordate due momenti importanti. Qua dietro è ricordato Gregorio X, che fu al tempo Tedaldo Visconti, canonico appunto della Basilica di Sant'Antonino, e che divenne poi Papa con il nome di Gregorio X. Nell'altra parete invece, con l'altra lastra, è ricordata invece un evento storico importantissimo, perché proprio qua in Sant'Antonino nel maggio del 1183 si tennero le premesse per la pace di Costanza. Dunque, una volta vinto il Barbarossa, appunto le premesse proprio della successiva pace si tennero qui in questa basilica. Thank you.
siamo all'interno di questa chiesa. Federica, il classico esempio delle varie trasformazioni, delle varie epoche, si vede benissimo, specialmente nelle navate laterali, lo stile romanico. Nella navata principale invece forse in questo momento prevale più forse lo stile gotico. Sì, infatti l'interno di Sant'Antonino dimostra proprio le trasformazioni dei secoli, perché come abbiamo detto prima, l'origine della basilica è nell'undicesimo secolo, poi avvengono successive trasformazioni che le danno una nuova veste anche gotica. Le volte in particolare sono state rifatte nel 400 e sopra conservano ancora le capriate. In particolare è molto interessante perché ancora si conservano dei resti di affreschi dell'undicesimo secolo proprio in questi spazi intermedi, alcuni dei quali tra l'altro sono esposti, sono stati strappati e sono esposti adesso nel transetto. A parte questo contenitore romanico gotico, ovviamente poi abbiamo tutto il fasto anche dei secoli successivi, soprattutto nella zona presbiteriale, dove è raccontata essenzialmente la storia di Sant'Antonino, che è il patrono di Piacenza e santo a cui la chiesa è dedicata. In particolare sulle quattro tele, le grandi tele laterali, sono attribuite al Delonge, che è questo artista fiammingo che ha lavorato molto tra Piacenza e Cremona. E sono opere attribuite al 1692-93. Raccontano quattro fasi essenziali della storia del santo. Infatti, nell'angolo in fondo abbiamo la predicazione di Sant'Antonino. Da questa parte la decapitazione, dunque il martirio. Il ritrovamento del corpo del santo con la scena della barca e il corpo trasportato dagli angeli. E l'ultima fase, la traslazio del corpo, cioè lo spostamento del corpo del santo dalla vicina chiesa di Santa Maria in Cortina alla quella che diventerà la Basilica di Sant'Antonino, in origine chiesa di San Vittore. Bella anche la cupola. Infatti la parte superiore invece è attribuita a Camillo Gavasetti, siamo attorno al 1622, e lì è rappresentato il trionfo di Cristo con questo senso sempre di prospettico di sfondamento. E anche qui non manca il richiamo al santo titolare, perché nella lunetta in fondo è rappresentato appunto al centro Sant'Antonino nelle vesti di soldato, insieme a San Vittore, primo vescovo di Piacenza, che assistono proprio questa grande scena. Molta cosa che mi ha colpito arrivando in questa parte della chiesa sicuramente sono le due balconate che abbiamo, una a nostra destra e una a nostra sinistra, specialmente questa di sinistra dove c'è l'organo. Sì, infatti molto preziosa. Ovviamente qui siamo oltre il 600, siamo già in piena epoca barocca, sono stati restaurati tra l'altro abbastanza recentemente e chiudono appunto questa evoluzione anche storica della basilica, dando un po' un quadro di una chiesa che si è evoluta dal romanico fino all'epoca più recente, tanto che alcune decorazioni proprio della navata superiore sono addirittura in stile Liberty, dunque arriviamo a ridosso proprio dei primi del Novecento.
Federica, molto interessante anche l'archivio custodito da Sant'Antonino. Sì, è veramente un piccolo gioiello che abbiamo Piacenza, anzi lo definirei grande perché è uno degli archivi più ricchi della nostra regione in termini proprio di documenti. Infatti non abbiamo qui conservati soltanto i documenti relativi proprio alla storia e alla vita della Basilica di Sant'Antonino, ma anche atti diplomatici, anche pergamene relative all'XI secolo, XII secolo e anche antecedenti. E soprattutto abbiamo qui conservati anche dei preziosissimi corali del XIV e XV secolo miniati, alcuni dei quali sono stati attribuiti a Giorgio da Muzzano, che comunque è un miniatore conosciuto e molto, molto apprezzato. Tra questi una bella porzione di pezzi presenti qui nell'archivio sono relativi alla cultura scolastica della Basilica, perché la Basilica di Sant'Antonino è stata sede di una scuola capitolare e dunque conserva buona parte ancora dei testi che erano utilizzati proprio per la formazione del personale, e testi che vanno sia dall'ambito religioso liturgico fino a quello grammaticale, alla retorica, insomma vanno a completare proprio tutta la formazione. Tra questi è molto, molto conosciuto anche un pezzo di Presciano, Le istituzioni grammatiche, attribuito all'XI secolo, veramente un pezzo molto importante, molto interessante. Tra l'altro qui si fa anche un grandissimo lavoro di ricerca. Sì, infatti ci sono delle archiviste che lavorano qui regolarmente proprio per classificare, ordinare il materiale qui presente, perché veramente il materiale è molto ricco e riguarda appunto non solo la storia della Basilica ma anche la storia dell'intera città. Ovviamente le prime sistemazioni, le prime catalogazioni risalgono addirittura al 600-700 con Vincenzo Boselli. Poi negli anni 80 è intervenuto Piero Castignoli, un archivista molto conosciuto qui a Piacenza, e ultimamente appunto c'è questo grandissimo lavoro di queste archiviste che si occupano di ordinare il tutto e anche di aprire questo archivio e di far conoscere questo piccolo grande tesoro di Piacenza. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Ci vediamo tra pochissimo quando andremo a scoprire il museo di Sant'Antonino. Ti aspetto tra poco. Marco Carubbi, sacrista, vogliamo parlare adesso del museo che c'è qui in Sant'Antonino. Tra l'altro in questa prima sala vediamo quest'abito un po' particolare. Sì, è quello che indossavano i canonici, non solo quelli di Sant'Antonino della cattedrale, comunque dei canonici in generale. Questa in particolare è la tenuta invernale, perché è la mozzetta, questa è rivestita all'esterno da un pelo di coniglio, e poi questa particolare di questa coda a strascico che è trattenuta da questa specie di cintola. Tra l'altro anche di particolarità, anche qui c'è una cosa un po' curiosa. Sì, questo oggetto si chiama bussolo, veniva utilizzato nelle sedute capitolari dei canonici per le votazioni. Durante queste riunioni in alcuni casi si riteneva necessario dover fare una scelta, e per questo era necessario una votazione tra i canonici. Si votava inserendo una pallina di carta molto leggera all'interno di questo cilindro e spingendo la pallina o in direzione del cassetto con scritto sì o del cassetto con scritto no.
alla fine della votazione si aprivano appunto i due cassetti e si contavano quante palline e quindi si aveva l'esito della votazione. Andiamo anche nell'altra sala per, sì, appunto, per raccontare bene ai nostri telespettatori cosa si trova in questo museo. Ricordiamo, questo è il museo di Sant'Antonino. Sì, questa è la sala cosiddetta del Vescovo, perché prima che diventasse un museo era un po' il salotto buono del capitolo, quindi qui venivano ricevuti personaggi di un certo rango. Su questa parete vediamo due pezzi importanti, che sono due dossali, cioè venivano messi sopra gli altari, e sono della seconda metà, entrambi della seconda metà del 1400. In alto il dossale dei primi quattro dottori latini della Chiesa, che in ordine sono Agostino, Gerolamo, il Papa Gregorio Magno e Sant'Ambrogio, mentre invece in questo registro inferiore abbiamo sempre un dossale con i profeti, questi dell'Antico Testamento, che non sono riconoscibili perché comunque non hanno elementi che li caratterizzano, tranne la figura centrale che rappresenta Dio Padre e le figure che lo affiancano, in particolare questa interessante, curiosa, perché ci rappresenta un profeta re, ha la corona sul capo. Questo profeta re è nell'atto di inserire una chiave in questo cilindro. In pratica, per farla breve, questo è uno strumento musicale a corde, e quindi questo profeta re, che insomma è Davide, sta accordando lo strumento, quindi questa specie di cannuccia è in realtà un plettro. Andiamo nell'altra parete, perché anche nell'altra parete c'è un'altra dossale molto molto interessante. Sì, questo è chiamato il dossale delle storie di Sant'Antonino, è della prima metà del 1400, e in otto vignette racchiude la vicenda di Sant'Antonino dal suo arrivo a Piacenza, rappresentata qui sulla sinistra del riquadro, che arriva non da solo ma con altri compagni soldati, di cui probabilmente uno più importante, perché anche questo è aureolato a cavallo, impugna nella mano destra una specie di scettro, bastone del comando, si pensa possa essere San Maurizio. Sant'Antonino, eccolo nell'iconografia tipica, cioè in abito militare e con il vessillo, cioè è rappresentato come un alfiere. Secondo la tradizione, Antonino lascia i suoi compagni e si ferma nella città di Piacenza e ne diviene l'evangelizzatore, quindi è considerato il protomartire sicuramente, ma anche il primo diffusore della fede cristiana nella città di Piacenza. E quindi la sua missione qui è ben esemplificata, perché la conseguenza dell'arrivo di Antonino nella nostra città quale sarà? Che nasce la Chiesa intesa come tempio, quindi come mura, come pietre, ma la Chiesa anche come assemblea di fedeli. Quindi questi i due aspetti dell'arrivo di Sant'Antonino, diciamo della conseguenza dell'arrivo di Sant'Antonino, che viene martirizzato secondo una tradizione che anche adesso è un po' contestata, comunque sulla riva del fiume Trebbia, in una località vicina a Travo, Caverzago, e un evento miracolistico, insomma comunque sovrannaturale, fa sì che un angelo ricomponga il corpo di Sant'Antonino e tre aquile spingono questa nave su cui è adagiato il corpo fino a che questa piccola imbarcazione non arriva a Piacenza. Perché il fiume Trebbia sfocia nel Po. Marco, è veramente pazzesco come queste dorsali veramente riescono a raccontare, erano un po' i modi per tramandare quelle che erano le leggende, esatto, tutte le storie, la storia vera e propria. E infatti qui in particolare è da notare la presenza dell'ampolla, l'ampolla con il sangue che è conservata nell'urna con le reliquie di Sant'Antonino, urna che è sotto l'altar maggiore.
Concludiamo brevemente la vicenda. Il vescovo Savino scopre il luogo della sepoltura di Sant'Antonino, e allora il corpo viene riesumato e viene poi portato nella chiesa a lui dedicata. Marchio, naturalmente ti ringrazio, invito tutti i nostri telespettatori a venire a scoprire questo museo molto particolare ma molto bello, che contiene questi documenti molto interessanti. E grazie ancora Marco, grazie a tutti quanti voi che ci seguite sempre con tanto affetto. L'appuntamento con noi è la prossima puntata, stessa rete, stessa ora, e come di consueto viaggiate assieme a noi.